Siamo alle solite, anche ieri è scattato l'allarme per dei turisti che si sono persi su Sopramonte. Una famiglia belga, padre e madre e un ragazzino di 11 anni sono partiti dall'albergo su Gologone per un'escursione e come accade sempre più spesso si sono persi. Scattato l'allarme la macchina dei soccorsi si è messa in moto, vigili del fuoco, carabinieri, pulizia, soccorso alpino, corpo forestale e chi più ne ha più ne metta. Ormai il sistema di ricerca e recupero è collaudato e l'Allegra Famiglia, che forse pensava di fare una gita a Disneyland, è stata ritrovata sana e salva. Una squadra di vigili del fuoco del Comando Provinciale li ha individuati e riportati sani e salvi alla base. Ma l'ennesimo episodio non fa altro che alimentare le polemiche sui turisti fai da te, che regolarmente si perdono sul Supramonte o vanno incontro ad incidenti che richiedono in molti casi l'intervento non solo delle squadre a terra, ma anche dell'elicottero e dei vigili del fuoco. Un incidente può capitare anche al più esperto degli escursionisti e va messo in conto. I soldi spesi per salvare una vita umana sono quanto di meglio si possa fare. Quello a cui invece si deve porre un freno è l'improvvisazione e la leggerezza con cui alcuni escursionisti dalla domenica affrontano un'area che è tra le più insidiose. Il sopramonte offre pochi punti di riferimento a chi non lo conosca, i sentieri spesso non sono segnalati, l'oscurità cala velocemente, i telefonini non sono utilizzabili. Più di una volta i soccorritori hanno recuperato dispersi che si erano avventurati nelle pietraie. Con semplici ciabatte da spiaggia. Quello che le autorità competenti devono trovare è un sistema che dissuada gli escursionisti inesperti dall'inoltrarsi in zone che non conoscono. La soluzione migliore potrebbe essere quella di obbligarli a servirsi di guide esperte. Ma lasciando alla libertà ciascuno di decidere come comportarsi nel caso in cui si perdano per imprudenza che siano costretti a pagare il conto salato delle operazioni di ricerca e soccorso. Questo potrebbe essere un deterrente per evitare che, specie nel periodo estivo, la macchina dei soccorsi sia costretta ad un super lavoro. Altra strada percorribile potrebbe essere quella di un'assicurazione obbligatoria per chi si avventura in determinate aree del Supramonte, da sottoscrivere al momento dell'ingresso nell'area. Si accumulerebbero delle risorse economiche da utilizzare per coprire le spese delle operazioni di soccorso senza scaricare sulla collettività i costi di un hobby pericoloso quanto caro.